Radosek e il suo manipolo di truppe sono stati sconfitti dal gruppo. Anche il portale d'inverno è stato chiuso, ma ce ne sono ancora altri aperti. E per loro non è più possibile tornare nel Taldor, attraverso il portale da cui erano arrivati. La missione si fa più complessa del previsto. Inizia il quarto giorno, Dallis dorme profondamente. Ragazzi. Dopo il turno di guardia, anche Ada si mette a ronfare. Tutta la giornata passa tranquilla. Notate comunque anche le scorte di cibo anche per voi stanno finendo, ormai sono rimaste 3 razioni e la carne di drago fatta a fette che va cucinata e un pochino di carne di renna che c'ha Ada. Effettivamente io devo comprare le scorte. Lo so scordato. Considera Ada, sono rimaste 4 razioni. Ormai arriva il tramonto e anche il legno per fare il campo ormai è quasi finito. Nadia è un pochino pensierosa su cosa fare, sentite uno dei due figli, Orn, che chiede alla madre di poter andare a raccogliere del legno per fare il fuoco. No, è meglio se andiamo noi. Andiamo noi. Appena dici... Andare a un bambino da solo in mezzo al bosco così. Infatti Ada è così, cioè Nadia sta praticamente così, vicino al fuoco che sta per estinguersi, a sentire il figlio: mamma, mamma, voglio andare a raccogliere la legna, quella. Dio, basta. No. Tipo, aspetta, facciamo così intelligente, sradichiamo un albero. Quindi più veloce è, meno si soffre. Comunque, vi proponete voi per andare a raccogliere un pochino di legna. Va bene, non dico che ci andiamo tutti, però... Ada ne vuole approfittare per prepararsi altre razioni, quindi Ada va a caccia durante la notte. Benissimo, Ada, vai. Io vado pure. Tu vai a caccia con Ada? Io vado a prendere il legname. Con la tua ascia, Nadia. Anch'io vado a prendere... Vado io a caccia con Ada. Ok. Io vado a caccia con Ada. Vabbè, 10.000 a cacciare. Io che cazzo vado a prendere la legna, ragazzi, che c'ho 8 di forza. Raccogli legna. Io c'ho 17, ciaone. Sì, che poi ovviamente ci siamo preoccupati di non lasciarli mentre c'erano i gremlini, però giustamente lasciarli soli nel bosco è meglio, no? Beh, ma tanto c'è la madre. Tanto c'è la madre. Io non li lascio. Cioè, ragazzi, qualcuno deve rimanere. Almeno uno deve rimanere. Vabbè, io vado. Rimango. Devo essere da solo a prendere il legname, che c'ho quello con più forza. No, vabbè, allora io non ho grossi problemi. Perché c'ho comunque la mulback cords. Quindi, cioè, ho il peso conteggiato come se ci avessi 8 in più di forza. Perciò, qualcosa io non ho problemi col peso. Quindi, vabbè, sì, posso, ciao. Vabbè, io ti potrei aiutare io, però qualcuno deve rimanere qui con la famiglia. Dai, io prima sono rimasto fermo al canto, qualcuno te lo fa guardia. È vero. Okay. Rimango io, se no. Ada può benissimo andare a caccia da sola. A posto. Tanto era cacciatrice nel villaggio, che vuoi che sia. Dai, io comunque provo ad aiutare Ada. Tra tremor senza sapore di terra. Perché immagino di darcene zuppa alle pietre e tornarono con carne di verme purpura. Dio mio, no. Ada e Thorin partono per la caccia e Thurion parte per la legna. Thurion, tirami di percezione. No, anch'io ci vado con la ok, allora tiratemi tutti e due di percezione. Anche Caleb. Quanto che ho fatto? Caleb rimane al villaggio. Appunto. Rimane a... No, infatti, io rimango. Sì, tirami di percezione. Io prima ti ho detto ho fatto 20, perché... poi dico ah no, che manca lo 0. Perché ho fatto performa, cancello. Ho sbagliato. Intanto Thorin pure deve tirare di sopravvivenza. Vado. Allora. Sara non percepisce niente. Sì, due fenomeni. Ok. Tre fenomeni. Allora. Dai, non sono sola. Allora, tanto noi semplicemente è roba di caccia, quindi troviamo... Ada va a trovare le tane con il fiuto di Thorin per poter capire dove stanno le tane. Pescate, praticamente Ada va a pesca di lepri usando il tremor sense di Thorin, soprattutto per capire dove stanno le tane, raccoglie un po' di lepri. Che raccogli? Bravo, ti portaci, però anziché la carota c'è l'animale che la mangia.
Plop, plop. Invece, nel gruppo che sta a raccogliere la legna, Turion con la sua ascia nanica, bella fresca fresca, comincia a picchiare. Volevo tirare di forza per sradicare l'albero. Per sradicare un albero, tanto voglio vedere che caspita fai. A posto, ci sono riuscito. No, non credo. Sradicare un albero mi sa difficile come cosa. Guarda che a meno meno è una, una prova di forza di difficoltà, sì, 30, infatti. 25. E 30, perché c'è di 30 le per le cose impossibili. Comunque, con la tua ascia nanica, butti... Che devo sradicare un baobab per 30. No, è sradicare completamente un albero. Era meglio una prova di Sander. Comunque, con l'ascia nanica comincia a fare un pochino di legna, spaccando un albero e spaccando i rami. Sara rimane a fare la guardia ad Ada. E il bambino. Come Nadia e il bambino. Ah, ecco. E io? Tu, nel momento in cui ti giri, e c'è una persona in più. Dove? Dietro di voi, ti giri e vedi una piccola creaturina. Abbastanza cacacazzo. Sì, ma questo è umano, e lo riconosci, è Holn. È il figlio di Nadia. Figlio di Nadia. Benvenuto nella legione, figliolo. Io mi volto, metto le mani ai fianchi. Ma perché sei qui? Mi sto aiutando a raccogliere la legna. E lo vedi con nella mano tutti i rametti. Che mentre nel raccoglio sei pure un pochino graffiato. Lo vedi così, sorridente con i rametti in mano. Madonna mia, perché? Perché? Ok, allora, stammi vicino. Ok, che questi boschi sono pericolosi. Ok, nel frattempo tipo Turion. Allora, praticamente lo faccio andare avanti, così che lo tengo d'occhio, e quando vedo rametti prendo. Mi è venuta una cosa in mente troppo bella. L'Alice diventa un babysitter, prometto. Io mi sono visto sta parte giù, sto ridendo perché sto immaginando una cosa bruttissima. Poi vedi, tanto che tu non se ne è accorto perché? Ancora del danetto, no? Allora continua comunque ad azzoppare gli alberi e tipo ogni 3x2 uno delle ascettate gli passa sopra la testa del bambino. No! Appena me ne accorgo, benvenuto a Gerusalemme, figliolo. Appena l'Annis ti chiama, ti giri e lo vedi anche tu il bambino. E ti accorgi che mentre ti giri è la terza asciata che gli passa sopra i capelli. Turion, offriamo tagli per tutte le età. Perché uno sta morendo di infarto, lo sto sentendo da 2 minuti. Ed è la prima battuta che ho fatto che sta ridendo ancora. Niente, lo abbiamo perso. In capo, faccio un tiro su guarire. Non funziona. Vabbè, posso curare gli infarti, quindi funziona, forse fra 2 minuti. Allora, no, smettila. Turion? Sì. Tu e quella cazzo di ascia mi viene da sopra il culo. Che poi per logica, se con l'ascia colpisco l'albero prende fuoco. Ma che cazzo. Perché no, voglio dire, tanto così almeno il legno se è un po' verde secca. No, perché c'ho l'ascia, come si chiama, forgiata con l'acciaio in fuoco, quindi per forza prende fuoco l'albero. Sì, ma devi... Fantastico. Con quell'arma devi prima assorbire 10 danni di fuoco per poterlo usare. Sì, devi prima assorbire il fuoco. Infilo nel falò, odio. Comunque, ragazzino, ti avevo detto di starmi vicino, che ci fai vicino all'ascia del nano? Ci fai... Ragazzino, l'ascia del nano non è una cosa da stare vicino. Ah, perché quella cosa è un'ascia. Oh mio Dio, perché? Nel frattempo, chi sta con il bambino, mi tiri di percezione. Aspetta un attimo.
Non ho capito. Percezione. No, oddio, vabbè, ho capito che il bambino lo toglie. Di percezione. Di perfezione. Scusa, devo percepire la zona o in quanti pezzi divido il bambino? No, devi percepire qualcosa intorno. Comunque sì, volendo possiamo farlo anche noi. Julian, basta, il bambino sta lì con voi. Accettalo. Mi ti ho visto il no! Ti giuro, ho visto il 20, avevo sognato. Anche Thorin, tira di percezione. Perfetto. Si sta riprendendo dall'infarto quello. L'unico che deve tirare di percezione è praticamente Caleb. A posto. Giustamente. La devo tirare anch'io? Tu sei troppo lontano. Allora, nel momento in cui c'è un attimo di silenzio, sentite un ululato molto vicino a voi. Più o meno nella stessa direzione dalla stessa direzione da cui è arrivato il bambino. Che culo. Ada, a distanza, tocca Thorin, cioè praticamente legati. In che senso? Tocca. Oh, anche facendo basso arriva alla testa, non è che va più giù di tanto, che Ada da 2 metri. Effetti. Cioè, non vorrei ben vedere dove che arriva. Vabbè, lo uso come dildo, non lo so. Tocca la testa e fa: oh, hai sentito? Hai sentito? Lupi. Nel frattempo c'è Ada che prende, c'ha tipo una decina di lepri legate tutta la cinta. Tutte prese tipo carote. Master, dall'ululato posso capire sono lupi normali o... Dall'ululato capisci, sono dei lupi. Dall'ululato non riesci a capire se siano magici o meno, ma sono lupi, questo sei sicuro. Ok. E io... Porca miseria, casualmente la merda arriva col bambino, vero? Quindi appena senti i lupi comincia a correre per raggiungerli. Considera che Ada sta più o meno a 40 metri di distanza da voi, quindi ovviamente l'ha sentito parecchio lontano. Tony, che non ha capito niente, sta vedendo Ada correre. Non so nemmeno se vuole seguire o meno. No, io le corro dietro, faccio Ada. Che succede? Lupi, di là! E comincia a correre. Prendete né in né a, semplicemente lupi di là e corra. Lupi? Dov'è? Ti seguo? Ci sto Lupi io qui. ulula. Lupi ulula. Incredibile. Io parlo in codice. Lupi, corri, ciao. Sì. Gergo ladresco. Gergo da cacciatore. Lupi. Punto. Punto. Finito di parlare. Vabbè, io Dai qua. praticamente, Master, chiedevo, ma sembra che stanno arrivando nella nostra Sì, direzione? abbastanza, Merda, anche allora. abbastanza velocemente stanno arrivando. Ok, Qualcuno mi può sparare una fireball addosso. allora dico al bambino di starci vicino e dietro di noi, o comunque sia, lo faccio mettere accanto a me. Io tipo un passo indietro rispetto a Thorin e dico a Thorin di stare... Turion sta con te, Turion Thorin. sta con me. Thorin. No, scusami, mi sono confuso. Troppetti. Dico a Thorin di stare un passo e mezzo avanti a me. Faccio anche due. Intanto quelli del nano sono Sì, piccoli. giusto per... Sì, vero. C'è mezzo metro d'ascia, Cristo. Mezzo metro tu, mezzo metro l'ascia. E al bambino dico di stare praticamente dietro al nano e accanto Sì, a me. però non a Così portata di ascia, praticamente. praticamente. Sì, Attacchetti no, alle spalle come uno zaino verso infatti. l'inverno. No, mio Dio. Diciamo che non posso. Diciamo che praticamente facciamo in modo che i lupi, prima di arrivare al bambino, devono passare da noi. Ok. Entra in simbiosi. Sentire il passo, mentre sono tiratemi di percezione, tutti e due. Vabbè. Quando ti scommetto che io non lo vedo. Mica, lo sapevo. Io sì. Io master preparo l'azione, quando ne arriva uno lo colpisco. Ok. Praticamente sono più o meno una decina di metri, quindi comunque a colpo d'occhio li vedete.
anche nel buio vedete comunque la neve bianca, vedete nel bianco corrervi incontro, quindi capite ovviamente sono questi lupi sono praticamente bianchi, hanno il pelo bianco e ormai tra animali in bianco ormai Tullio quando lo vede fa sarà un lupo, saranno lupi parlanti? Visto che l'ultimo animale bianco è stato un alce parlante. Tiro di natura per capire che tipo di lupi sono. Mi sembra meglio arcana, sai. Arcana? Bestia magica. Ah, ok. Ma perché c'è una mosca che mi occupa di... Bestia magica cos'è? Arcana? Se non sbaglio, sì. Se non mi ricordo. Visto, sì, arcana. Una cosa ricordo bene. Massimo! 41. Considera che avevi... Direi che lo sa. Sì, considera che avevi... Io lo so. Che aveva anche un più 5, perché questi sono legati comunque alle storie della madre. Li riconosci quasi istintivamente. Sono chiamati lupi boreali. Sono dei lupi molto aggressivi e praticamente dietro di loro portano... Sono l'essenza stessa dell'inverno. Ok, perfetto. Meno male che c'ho l'arma... Io c'ho l'arma mimic. Sono veramente creature possenti, forti, veloci. Sono resistenti barra immuni al freddo? Resistenza al freddo. Ok, ogni volta che li colpirò allora aumenterò di 10 la mia resistenza al freddo. Bene. Un robot. Sia mai che mi attaccano col freddo. Così in amicizia proprio. In amicizia. Ah, oltretutto c'ho un D6 in più perché sono... Hanno il sottotipo freddo? Sì. Bello. Gli faccio anche un D6 in più di danno. Va bene. Okay, perfetto. Quindi tiratemi di iniziativa. Oh, ma solamente 10 sto tirando io. Vabbè. Ok, dai. Il primo da girare è l'Anlis. Ce li hai... No, mi sono dimenticato, porca troia, di disegnarmi sul il token, vabbè. Dicevo, il primo ad agire è l'Anlis e c'ha in linea di fronte a lui, c'ha uno dei lupi, ovviamente sta a 5 metri, è vicinissimo ormai. Beh, gli altri due invece stanno, stanno aprendo, si stanno muovendo a V, quindi si stanno allargando per allora sto... Allora sto rimango in posizione, allora non voglio scoprire il bambino. Cioè aspetto praticamente che arrivi e ci avrò l'attacco d'opportunità. E in più l'attacco azione preparata. E in più l'attacco preparato. Okay. Turion? Sì. Io? Vediamo, lo dico subito con tutto, vediamo se riesco a trovare, no? Considera che tu stai... avanti a l'Anlis, quindi tu praticamente ce l'hai proprio davanti ce l'hai. Ok, quanti è che sono i lupi in totale? Uno ti è andato a destra e ce l'hai a 2-3 metri di distanza, l'altro sta a sinistra sempre a 2-3 metri di distanza e davanti a te c'è lui. Secondo me è meglio rimanere vicini e aspettarli. Ok, sì, io per sicurezza vorrei tirare una spell. Io per sicurezza vorrei tirare una spell, così. Tiralo. Imporre ostilità, già così abbiamo capito come funziona. Cosa cazzo? Lì attira tutti a sé. Che sono uno con... Cosa fa imporre ostilità? I lupi si concentrano su... Praticamente li trigger uno a uno. Ma perché? Sono già triggerati. Ma A me sono sicuro che non attaccano gli altri, minchia, la mente. Così è sicuro che non attacca il bambino. Te li aggri? Perfetto. Ovvio, questo qui l'abbiamo detto 3 ore fa. Va benissimo. Guarda, con questa idea lui può anche tranquillamente, dopo che casta l'incantesimo, lui può anche mettersi a correre e allontanare i lupi. Infatti, ti attacchi l'opportunità, ciao. Considera che Ada vi ha più o meno raggiunto. Ada già vi vede in lontananza. E Turio e Thorin di dietro arranca. Uè, amizia è scoppiato. Aspetta. Cosa sta succedendo? La citazione allo Smarione degli Anelli. Quindi, più uno. Ah, ok.
Che a partire dall'incantesimo conta il punteggio di carisma più il livello dell'incantesimo, forse. Ma la classe... vabbè, tu lancio, poi quant'è la classe di difficoltà mi devi dire? Cosa sarà? 10 più il livello di incantesimo quant'è? È l'1, il primo livello. Quindi 11 più carisma. 14 praticamente. Sì, infatti. Ah, a posto. Paladino non è famoso per le spell. Classe di difficoltà. Vabbè, mi aspetto un pochettino che aumento il carisma e poi ne parliamo. Vabbè, quello sì, però comunque non... cioè... non basta, proprio perché gli incantesimi sono di basso livello. Ha proprio quel problema lì grosso. Ma tanto l'importante del paladino è che meni come un fabbro, non che lanci incantesimi. Sì, quello infatti. Infatti. Tendenzialmente il paladino non sceglie incantesimi su che vanno su classe di difficoltà, perché tanto... di solito va di botte! Vabbè, tanto devo aspettare un pochettino il prossimo livello, poi basta. Allora, dicevo, comunque no, non passa. Hai fatto l'incantesimo? Ok, sì. Tanto, ok, loro hanno fatto più uno, quindi non passano il tiro. Mentre guardate, i due lupi che ci stavano ai lati si girano verso di te. E praticamente ti saltano addosso tutti e tre i lupi. Apposta, io c'ho lo scudo, ricordo, per sicurezza. Io qualcuno... cioè, almeno uno dovrebbe arrivarmi a portata. Perché comunque... sì, solo uno ne è a portata. Cioè, se noi stanno attaccando a me, non dovrei avere tipo attacchi d'opportunità, che sì, sono vicino. Anche tu. Se sono state date infatti. Ne ho solo uno di attacco d'opportunità, però... e tu ne hai uno, io ne ho tre. Di classe armatura, vabbè. Poi vince. Turia. Io ho 22. Hm? Io ho 22, c'ho con lo scudo. Niente, tutti e tre ti rimbalzano addosso perché da un movimento di scudo e scatusce. Vabbè, c'hai tre attacchi. Tu c'hai. Hai preso la di effetti di Thorag? No, ti ricordi al 7 lo prendo. Vabbè, allora c'hai un solo attacco di opportunità. Te l'ha scelta chi dei tre darlo. Vabbè, io c'ho come si chiama incalzare superiore. Minchia, potenziato. Sì, ma non conta sugli attacchi di opportunità. Cazzo, vabbè, attacco uno e basta allora. Vabbè, dipende se è quello che quando uccidi fa un attacco in più. No, quello lì è il... è come l'ultimo. Si chiama? Non il potenziale. E infatti, quello lì è quello che devo prendermi dopo, anche se c'è quello col nano che è utile. Ah, sì, ho che è quello del nano che ti fa spostare tipo di 2 metri, che è troppo utile. Sì, ho capito qual è. Ok, vabbè. Attacco il primo lupo con l'ascia, vediamo quello che succede. Quello di fronte a te. E poi attacco io, dai. Perché quello alla tua sinistra ci può pensare l'Andy. Dai, tirate. Potrei fare un completo ora che ci penso. È un attacco di opportunità. Una sola. No, ah, quindi niente. Il primo colpo allora. Ok, vai. Attaccate. Attacco anch'io. Questo è l'attacco. Questo è l'attacco preparato. Ah, e devo tirare un di 6 danni in più. No, che cazzo ho fatto? Hai provato. Ok, 9 danni. Mm-hmm. E poi gli faccio l'attacco d'opportunità. Infatti poi per tocca a te, poi tocca il mio turno. Fai diciamo. Conto che essendo un attacco d'opportunità ho un più 2. Sì. Allora. Quindi di 21 ho fatto. Nel momento in cui hai fatto con il primo colpo di lancia, il lupo si è spostato. Dopo che ha ricevuto la lancia, quindi si è sfilato, ha riprovato a riattaccare. Tu con una seconda l'hai bloccato a testa. La seconda, con il secondo colpo di lancia, l'ha praticamente impalato a terra. Invece, okay, Turion, no, ho 20 di resistenza al freddo, master, per un'ora. Ah, ok. Vabbè, io devo tirare un altro attacco a un altro lupo. Tanto per attacchiamo l'altro, vediamo che succede. Si sposta, grazie. Mica lascia che non vuole comandare. Oddio. Io non vedo l'attacco. Dov'è? Ma neanch'io. Come no? Ma l'hai fatto privato? Può essere, l'ha fatto privato. Non posso farlo privato se mi vedono tutti i tiri. Io non li vedo, come mai? Perché non si vedono i tiri, Andrea? Non lo so, non ti vedo. Dove sei? Dov'è il nano? Io come cazzo faccio a farvi vedere questa cosa, mo? Adesso ti vedo.
Forse. Tanto... Vedo il tuo personaggio che è comparso. Ma... Io non vedo attacco. Boh, invia... fai... Non vediamo. Ma fai lo skin e quello su Telegram, dai. Ok. No, perché ha fatto tipo il crit confirma del primo colpo, tipo, mi trigger, se no non funziona. Male, gli mando il primo colpo. È sempre il primo colpo, Vabbè, praticamente hai confermato il colpo, quindi sono 24. Sono 24 colpi. 24 danni da taglio. 24 danni. Che belle cose. Dai, mi sto avvicinando al 30, io piano piano. Praticamente, con la mano sinistra hai allontanato, hai colpito entrambi i lupi, e con la mano destra, pum, l'hai decapitato secco. One shot. Tocca di nuovo all'Anlis. Ok, no, ne manca sì. Uno praticamente. Era di opportunità quello mio, giusto? Sì. Ah, ok, ok. A quanto dista quell'altro? L'altro sta direttamente accanto a Turion. Dovrebbe essere tipo la mia destra, sì, quindi un metro e mezzo. Colpire. Lo posso colpire allora. Tu stai a un passo a sinistra di Turion, giusto? Quindi stai mette a... No, era un passo indietro. Ah, ok. Quindi non mi prendi, fortunatamente. No, ma comunque non mi dai copertura, perché c'ho Phalanx Combat. Anche perché tipo sta alla tua destra, non davanti a me. No, sì, lo so, però ho Phalanx Combat, voi non mi date copertura. Gli alleati. Ok. Preso apposta con la lancia. E vabbè, allora, che ti devo dire? Lo attacco male. Ti faccio carne in più noi. Abbiamo bisogno sia legna che carne, vai. No, non lo prendo, mi sa. No, tu dai un colpo di lancia, ma il lupo lo vede e si scansa. Minchia, i lupi che sono i riflessi della Matrix. Vabbè, ragazzi. Minchia, vi hanno migliorati. Lo so, non è che... non sono il guerriero io, A posto, martellato. Non faccio ancora danni. Avevo fatto 12 in realtà a colpire, però vabbè. Sempre colpettino di sperando che il dado me lo faccia. Aspetta, lo fa vedere? Sì, adesso sì. Ok, sì, ah, meno male. Mi sa che prima eri disconnesso. Può essere. Vabbè. Controlla, magari da qualche parte era uscito un cartellino rosso. Sì, ma a inizio, quando sono entrato nel sito, mi diceva che tipo non mi si vedevano i cosi, non mi traccavano i dati. Può essere per quello anche, non te li segnava. Comunque sì, colpisci. Vabbè, il completo sto facendo. Ah, il completo stai facendo? Sì, perché alla fine davanti a me il lupo. Manco mi muovo. Sì. Mi chiamo per lo finire. Due colpi di ascia. E col primo gli spacchi metà del collo. Con l'altro gli spacchi l'altra metà. Sì, io ho fatto la barba. Sì, hai fatto pelo e contropelo. Praticamente il bambino ha visto la scena, per fortuna aveva già i pantaloni marroni, però lo vedete praticamente completamente devastato dalla scena. Ok. Ti immagino la scena di quel bambino, immagina quando sblocco l'ira. No, tipo, per fortuna non sono un bardo, altrimenti sarebbe stato anche peggio. Sarebbe stato anche peggio. My god. Minchia, Dragonborn. E senti in lontananza Dragonforce con le chitarre. Con le chitarre elettriche. E tutto questo è arrivato. Che dice? È già finito. Sì, praticamente si arriva. Oh, volevo combattere. Guarda, abbiamo la carne. Anche noi. E prende fuori, tira fuori 10 lepri appese per il collo. Beh, io preferisco le lepri effettivamente ai lupi. Io c'ho il lupo. In tutto questo poi dall'altra parte riprende Thorin completamente esausto. Siamo arrivati ad aiutarvi. Tranquillo. Dove stanno questi lupi? Sono morti. Dimmi, Ada, dove sono i lupi? Un po' lì, un po' lì, un po' lì, un po' lì. Uso in posizione delle mani per guarire asma. My god. Comunque, quindi praticamente questo nord da bianco lo stiamo facendo diventare rosso. Sì.
Comunque, raccogliamo la carne. Che fate, veramente raccogliete i lupi per la carne? Non lo so. Dai, e anche per le pellicce. Ok, prendete i lupi, prendete il legno, Ada prende anche il bambino che è ancora traumatizzato, che non cammina. E come oggetto lo mette nella tasca. No, non metto nella tasca, che puzza. Sì, probabilmente. Equipaggiare. E vediamo, ovviamente, con sotto braccio il bambino, un lupo e le lepri legate alla cintura. E utilizzare come arma improvvisata un bambino. No, ti prego, no. Fa danni da acido, perché... Da bestemmia fa danni quello. No, fa danni da acido perché si è creato. Sì, infatti. Allontana via le mosche. Avvicina le mosche. Allora, torniamo indietro. Praticamente, Nadia si gira e vede il bambino, per un attimo sbianca e corre e lo abbraccia. Caleb è tipo, ma che cazzo è successo? Cosa è successo? Perché si deve... Il bambino ci ha inseguito, siamo stati attaccati da... Come si chiamavano? Lupi boreali. Lupi boreali, da tre lupi boreali, li abbiamo fatti fuori. Il problema è che il bambino, vabbè, c'ha sangue dappertutto, insomma. Ti immagino la scena di... Che avete fatto? Arriva il paladino e ho fatto critico. Arriva a dire, che hai fatto? Io ho fatto critico. Vedi Turion che arriva con un tronco in spalla. Vedi Turion, un tronco in spalla, ascia insanguinata ancora nelle mani. Che ho fatto? Ho fatto la legna! Con l'ascia insanguinata. Non c'era un modo pacifico per risolvere la questione. Diciamo un modo più friendly per i bambini, insomma. Gli davo carezze al lupo. Cosa cazzo stai guardando? Mi immagino la scena, ovviamente. Tutti che arriviamo con i rametti, poi arriva Turio, cazzo, carica dietro il tronco. Sì, infatti. Anche con i rametti è un lupo. Sì, col tronco per destra, gentleman. Permesso. Quando automaticamente da taglia media diventi taglia enorme perché stai portando due tronchi. Lo utilizzo come arma, peggio di una colonna. E oddio, avresti meno 10 al tiro, praticamente. Vabbè, imparo, piano piano posso imparare.